Una lettera è stata inviata dalla WILPA Polizia Penitenziaria Sicilia a firma del segretario generale Gioacchino Veneziano, con la quale viene chiesto al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, di conferire la cittadinanza onoraria a tutto il reparto di polizia penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani. Illustre sindaco, dal lontano 1965 le donne e gli uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani hanno assicurato con inalterata abnegazione, sacrificio invariabile e significativo valore, l'ordine e la sicurezza del carcere cittadino che solidamente resiste, accompagnando con la sua autorevole e silenziosa presenza la vita dei cittadini trapanesi. Le donne e gli uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani hanno gestito negli anni 90 processi di mafia con la presenza di una sezione speciale dove sono stati rinchiusi detenuti di cui a regime duro, di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Da sempre, allora come oggi, le donne e gli uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani svolgono i compiti istituzionali previsti dalla legge, assicurando l'esecuzione delle misure privative della libertà personale, garantendo l'ordine all'intervento dell'istituto e tutelandone le sicurezze, compartecipando alle attività di osservazione e trattamento rieducativo delle persone detenute, realizzando altresì il servizio di traduzione e di piantonamento presso i luoghi esterni di cura e concorrendo all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, compresi i servizi di scorta e tutela del capo della polizia penitenziaria e di altri importanti magistrati impegnati nella lotta alla mafia. Il 10 marzo dello scorso anno le donne e gli uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani sono riusciti a gestire senza spargimento di sangue una pesante rivolta che ha visto coinvolti oltre 200 detenuti, che hanno provocato centinaia di migliaia di euro di danni, con il rinvio a giudizio di oltre 50 rivoltosi. In quell'occasione, viste le immagini trasmesse da altre città, dove le rivolte hanno causato morti, feriti, evasioni in massa di detenuti, con pesanti ripercussioni per l'ordine e la sicurezza esterne, la cittadinanza trapanese impaurita ha potuto appurare il grande coraggio di donne e uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, compresi i pensionati del corpo, che si sono messi a disposizione, come vedete, a supporto dei colleghi, che hanno lavorato incessantemente per oltre 24 ore consecutive, fino a quando è stato ristabilito l'ordine, la sicurezza e la disciplina all'interno del carcere, affrontando l'evento critico anche a rischio della propria vita e onorando l'uniforme che indossavano. Inoltre, da oltre un anno le donne e gli uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani stanno gestendo con grande determinazione la situazione della pandemia da SARS-CoV-2, che all'interno di un carcere è più complicato governare per via delle necessarie attività di sicurezza imposte. In definitiva, le donne e gli uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, nel corso dei decenni, hanno rappresentato e continuano a rappresentare la presenza dello Stato su un territorio che ha visto tra le proprie fila caduti per mano mafiosa, ma che hanno sempre certificato con silenziosa abnegazione e profondo senso di umanità la diffusione dei valori di legalità e concorrendo al perseguimento della finalità rieducativa della pena come individuata dalla Costituzione, offrendo così un significativo apporto al progresso morale e civile della società. Siamo certi che lei, nella qualità di sindaco di Trapani, sempre vicino alla polizia penitenziaria, possa avanzare la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alle donne e agli uomini del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani.